Quante volte vi siete chiesti se il pavimento della vostra abitazione vi soddisfa ancora o no? E quante volte avete fatto il conto di cosa può costare cambiare materiali passando per esempio dalla classica piastrella al laminato, se non al parquet? È bene considerare che il lavoro può anche essere eseguito con la classica formula del fai da te. Basta però seguire preziosi consigli di personale esperto. Il pavimento in piastrelle che vedete nelle immagini è ormai datato. Vi proponiamo l'esempio di voler posare un laminato di aspetto estetico evidentemente più piacevole. Partiamo dall'inizio e dalla posa di un sottofondo, tra il pavimento esistente e quello nuovo, perché non è necessario togliere le piastrelle. No, le piastrelle possono rimanere dentro e si può risparmiare tranquillamente tutto il lavoro di togliere tutto quanto per poi chiamare un pavimentista, e c'è abbastanza un risparmio se va fatto a casa, diciamo un fai da te, sì. Il primo passo è fatto, ne seguono altri piuttosto delicati. La posa del laminato, ma potrebbe essere anche il parquet che deve essere fatta a regola d'arte, anche per quanto attiene le misure e le distanze dalle pareti, soprattutto se la casa è dotata di riscaldamento a pavimento. L'importante è questo, di non posare il pavimento di laminato troppo attaccato alla parete, perché cosa succede se entra dell'umidità? Succede che il laminato, comunque essendo truccioli di legno, può sempre dilatarsi di certi millimetri. E quindi, soprattutto d'inverno, che l'umidità dell'aria è più alta, può capitare che il pavimento si dilata e se all'esterno tocca, per esempio, la parete, rischiamo che si alza in mezzo. Altro fattore importantissimo, i cosiddetti cunei. Si continua così, avendo i distanziatori. Possono mettere qui per lo spessore del centimetro 8 mm. Questo è il nostro primo pezzo. Ora alcuni importanti suggerimenti ve li abbiamo forniti. Ovviamente il tempo a nostra disposizione non ci consente di dilungarci oltre. Manca però un dettaglio non di poco conto. La differenza tra laminato o parquet. Allora, la differenza tra laminato e parquet è questa, che il laminato è molto più fino, dall'inizio fino alla fine in MDF, varie misure, e hanno praticamente una pellicola sopra, più che altro, una pellicola che protegge poi il materiale sotto. Invece il parquet, la differenza di questo è che è più spesso. E soprattutto l'importante è che sul parquet c'è la superficie o questo strato di legno proprio, legno di 2 mm, 3 mm, può anche essere di più.